Non è un segreto, il Giappone è il paese più sviluppato e interessante per gli occidentali. Le sue fantasie e le sue stravaganze fanno di questo paese una delle civiltà più sorprendenti del mondo. Oggi ci interesseremo di tutte queste peculiarità. Ecco 20 differenze incredibili tra il Giappone e il resto del mondo. L'adozione di adulti. In Giappone, uno studio del 2011 ha mostrato che più del 90% delle adozioni riguardavano uomini dai 20 ai 30 anni, un fenomeno che si deve soltanto a motivi d'affari. Infatti, quando si tratta di affari di famiglia, gli adulti che non hanno un naturale erede maschio per proseguire l'attività hanno la possibilità di adottare un uomo giovane nel fiore degli anni, pronto per raccogliere il testimone. Il senso del sacrificio. Tra tutti i passeggeri del Titanic, l'imbarcazione famosa scontratasi con un iceberg nel 1912, c'era soltanto un giapponese, Masabumi Osono. Egli riesce a sopravvivere al naufragio prendendo una delle due ultime scialuppe di salvataggio ed uscendo così vivo da questa catastrofe. Tuttavia, quando torna in Giappone, non viene per niente accolto come un eroe sopravvissuto, ma come un vigliacco che ha lasciato la nave. Infatti, nella cultura giapponese, il culto del sacrificio ispirato allo spirito samurai viene prima di tutto. Per tutta la vita Masabumi Osono sarà disprezzato dai suoi connazionali. Alcuni manuali di scuola si sono anche serviti della sua immagine per illustrare uno dei disonori peggiori fatti al Giappone. Un milione di giapponesi non escono mai dalle proprie camere. Ciò viene chiamato il fenomeno Hikikomori e purtroppo molta gente ne è affetta. Il fenomeno colpisce in particolare uomini giovani che hanno meno di 40 anni. E qui non si parla dei nerd o dell'otaku che trascorre il proprio tempo davanti al computer e esce solo per andare a fare spesa o lavorare. No, gli Hikikomori non escono mai dalla loro camera, nemmeno per andare al WC. In genere i genitori da cui abitano si occupano di portare loro da mangiare e anche qualcosa per fare i loro bisogni. Sorprendente, vero? Nel 1997, 986 bambini giapponesi sono stati ricoverati a causa di un episodio di Pokémon. Sapevi che è mancato poco alla follia Pokémon per non avere lo stesso successo? Il motivo? L'episodio 38 della prima stagione trasmesso in Giappone la prima e unica volta circa 16 anni fa. In quell'episodio Pikachu si trova nel cyberspazio ed è costretto a usare il suo attacco per fermare dei missili. Per sottolineare le differenze tra un'esplosione classica e un'esplosione nel cyberspazio, i registi hanno usato un luccichio ad alta frequenza con colori vivi, prevalentemente il rosso e il blu. Tra i 4,6 milioni di bambini che guardavano l'episodio, 700 si sono sentiti malissimo. I sintomi andavano dal semplice stordimento alle crisi di epilessia, passando da disturbi della vista a nausee. Se per la maggior parte di loro i sintomi si sono attenuati dopo qualche minuto, due di loro sono stati comunque ricoverati per due settimane. Per i più curiosi, ecco la clip in questione. Tuttavia, abbiamo deciso di offuscarla per chiari motivi. Nessuna regola riguardo la moda. La moda urbana giapponese è composta da colori sgargianti, da vestiti azzardati e design pazzi. Alcuni la paragonano a un tipo di arte moderna in cui ognuno può esprimersi attraverso l'abbinamento di colori e di accessori incompatibili. I distributori di tutto e di niente. Quando vai in Giappone per la prima volta ci sono molte piccole cose che sembrano davvero diverse da quello che conosciamo in Europa. Innanzitutto siamo stupiti dai distributori di tutto e di niente. I distributori più frequenti sono i distributori di bibite. Ce ne sono, senza esagerare, ogni 100 metri ad ogni angolo di strada e anche in posti in cui ci si chiede a cosa diavolo può servire un distributore qui. Nella maggior parte dei casi troviamo del tè e ancora del tè. Tutti i tè possibili sono nei distributori. Dolce, amaro, zuccherato, verde, ghiacciato, caldo, con cose che galleggiano o pezzi all'interno. Troviamo anche birra, spesso, dei succhi di frutta, a volte, della soda, raramente, acqua, delle bevande energetiche e anche SIM card. Il Festival della Fertilità. No, non stai sognando, in Giappone c'è davvero un festival dedicato al pene. Svolgendosi ogni anno a Kawasaki, non lontano da Tokyo, il Kanamara Matsuri attrae molta gente e di fatto non si vede uno spettacolo simile tutti i giorni. Durante questo festival il pene è ovunque, sui carri, a forma di lecca-lecca, altrimenti non è divertente, di spiedino, eccetera. Ce n'è per tutti i gusti. Il tempio in cui si svolge era in origine il posto in cui le prostitute venivano a pregare per non prendere malattie venere. Oggi è anche un buon mezzo per raccogliere fondi per la lotta contro l'AIDS. Il prezzo del suicidio.
In Giappone la causa principale di morte degli uomini dai 20 ai 44 anni è il suicidio. Già non è né il cancro né gli incidenti, ma proprio i suicidi ad essere la causa principale di decesso tra gli uomini giapponesi. Osservazione molto triste, ma rivelatrice di un ritmo di vita troppo insostenibile. Lavorando costantemente e spesso sotto grande pressione, alcuni non ce la fanno. Il licenziamento è anche una causa di suicidio abbastanza diffusa, perché per un giapponese è molto vergognoso tornare a casa e annunciare alla propria famiglia che è stato licenziato. Il mezzo più usato è quello di buttarsi sotto un treno, ma bisogna farlo sapendo le conseguenze, perché suicidarsi in Giappone ha un costo ed è la famiglia del defunto a pagare. Infatti deve risarcire la compagnia di treno in questione per il ritardo e la pulizia. La cifra può facilmente raggiungere il prezzo di una casa. Le vie giapponesi non hanno nome. Tranne per qualche grande viale, le vie non hanno nome in Giappone. Ma allora, come fanno per orientarsi? Bene, ogni città viene prima di tutto suddivisa in quartieri, essi stessi divisi in distretti, poi in blocchi di edifici, e per finire ognuno di questi edifici ha un numero, quindi un indirizzo giapponese è un insieme pieno di numeri. Pagare degli invitati per dei matrimoni. Per i matrimoni giapponesi bisogna spesso prevedere un budget elevato, dal catering al DJ, passando per il fotografo. Deve essere tutto organizzato bene per gli invitati. In Giappone è anche possibile pagare degli invitati per il proprio matrimonio, in modo da avere più invitati. Quindi alcuni fanno per mestiere invitati di matrimoni e sono pagati per mangiare bene e far festa. Incredibile. I giapponesi dormono ovunque. Una cosa che può stupire quando ci rechiamo in Giappone è quella che i giapponesi dormono ovunque. Ti basta prendere la metro a Tokyo per osservarlo. Dormono tutti. C'è da dire che essere giapponese non è sempre facile. Nel paese del Sol Levante si lavora tantissimo, quindi si è stanchi per forza e a volte si ha voglia di fare un piccolo pisolino nel bel mezzo di una giornata di lavoro. Bene, ciò è possibile. Se schiacci un pisolino durante le tue ore di lavoro, il tuo superiore non verrà a bacchettarti, dal momento che consegni il tuo lavoro in tempo. I professori e gli alunni fanno le pulizie nelle scuole. Il Giappone è il paese della disciplina e questo si impara fin dall'infanzia. Nelle scuole, le medie e i licei giapponesi sono gli alunni accompagnati dai professori a fare le pulizie nei locali. Lo scopo è di responsabilizzare i più giovani, di far prendere loro consapevolezza che sporcando meno avranno meno pulizie da fare. Non si parla di una pulizia occasionale. Tutti i semestri o una volta al mese, ma ogni sera, gli alunni si rimboccano le maniche per pulire tutto l'edificio. Sì, anche i water. Ovviamente non lo fanno tutti nello stesso momento. Ciò si fa in piccoli gruppi che si alternano tra loro. Immagina un po' se una tradizione del genere venisse imposta in Italia. Il tempo medio di ritardo dei treni giapponesi è di 18 secondi. Qui si stenta a crederlo, ma in Giappone i treni non sono quasi mai in ritardo. 18 secondi è la media, un tempo che qui non viene nemmeno calcolato. Le compagnie giapponesi si scusano anche quando il ritardo va oltre il minuto. Immagina se le ferrovie dello Stato facessero la stessa cosa. Più di 20 espressioni diverse per scusarsi. L'educazione è estremamente importante in Giappone. Il rispetto verso gli altri è primordiale ed essere maleducati è un terribile affronto. Così si capisce perché in Giappone ci sono almeno una ventina di modi per scusarsi. Un sumimasen o gomen nasai, gli mi dispiace di base, non sono adatti a tutte le situazioni, perché il giapponese si scusa di continuo anche quando non ci sarebbe assolutamente bisogno di farlo nella nostra cultura. Ad esempio, i giapponesi si scusano sempre quando entrano da qualcuno. Spingere la gente nella metro. Nelle ore di punta ci sono talmente tanti passeggeri nella metro giapponese che esistono impiegati specifici ad avere come obiettivo quello di spingere la gente nei vagoni. Vengono chiamati oshia. In genere questo lavoro viene svolto da studenti. I giapponesi hanno tante leggi stranissime. Non mi credi? Eccone qualcuna. Se una straniera rimane incinta al di fuori del matrimonio, il padre deve ufficialmente riconoscere il bambino mentre è ancora nell'utero per diventare cittadino giapponese. Se si dimentica, tuttavia, il padre ha la possibilità di riconoscere il bambino se si sposa con la madre prima che il figlio abbia compiuto 20 anni. Se un fratello maggiore chiede a suo fratello minore di sposare la sua ragazza, quella del fratello minore, lui e la sua ragazza sono costretti ad accettare. Se muori durante un duello, le compagnie di assicurazioni nazionali non verseranno nulla ai tuoi cari. Viene formalmente proibito all'imperatore di mangiare pesce palla nel caso in cui ingerisse un po' di veleno. Puoi essere condannato ad una multa per non aver segnalato un esplosivo alla polizia. Quando la legge venne scritta, la multa era di 100 yen. Purtroppo ora è aumentata a un massimo di 10.000 yen, ossia 75 euro.
Le donne giapponesi sono obbligate per legge ad indossare un reggiseno negli edifici climatizzati, in modo da non attirare lo sguardo degli uomini sui loro capezzoli. A casa è proibito fabbricare alcol a più dell'1%, si può incorrere a pene che vanno fino ai 5 anni di carcere e o fino a 600.000 yen di multa, circa 4.500 euro, e il sequestro della tua attrezzatura. Per finire, last but not least, le donne, e solo le donne, che divorziano, devono aspettare 6 mesi prima di sposarsi di nuovo, e se mettono al mondo un bambino nell'arco di quei 6 mesi, il bambino è legalmente quello dell'ex marito. Carino. Allora ci dici, quale di queste differenze incredibili tra il Giappone e il resto del mondo ti ha stupito di più? A domani!